cioè non ho bisogno, non devo fingere di fare musica che non mi interessa di fare. E poi soprattutto di stare in mezzo a questo ambiente che è sterile, perché non permette più questo tipo di confronto. E tutto quello che ho vissuto con i Loop Therapy, con Marco Polo, con l'estero, con quello che sto facendo adesso e la risposta che c'è magari dal Giappone sull'ultimo progetto, per me è un ulteriore stimolo, no? Quello che diciamo all'inizio è avere sempre degli stimoli che ti permettono di rinnovarti e di non... Io dico da 2 anni che il prossimo, cioè la prossima svolta nell'industria discografica non è firmare l'ennesimo trapparo che fa la roba già sentita e riciclata, è firmare il Kendrick Lamar. Però quando lo faremo saremo già oltre a quella roba, cioè probabilmente saremo già, perché arriviamo sempre in ritardo in Italia, perché non c'è la cultura, la gente non ha gli occhi aperti, non ha le orecchie aperte. E appunto adesso non è più il mio ruolo, però sono assolutamente d'accordo con quello che dici tu. Hai citato 2 degli esempi più interessanti, chiaramente ASAP Rocky tecnicamente forse è forse quello che mi piace di più, J. Cole è un altro rapper fortissimo che ha avuto coraggio di non omologarsi con l'industria, con gossip, con, cioè questo è uno fortissimo che ha deciso, io faccio i cazzi miei, faccio la musica che mi piace, produco gli artisti che non vendono assolutamente nulla, quelli che produce lui perché piacciono a lui ma non piacciono a nessun altro, però io lo rispetto. J. Cole è uno dei pochi che mi dà ancora, cioè sento i testi e mi dà ancora la pelle d'oca, perché capisco che scrive delle robe vere per sé, che vengono fuori genuini. Io questa cosa la capisco, lo so, so benissimo la differenza quando un rapper sta scrivendo a voce, perché so scrivere anch'io così, cioè te lo dico perché mi è capitato di scrivere dei pezzi, ho evitato di farli uscire, non si cerca più la qualità. Poi magari ci sei tu che sei uno che è interessato alla musica e va a ascoltarsi e te la vai a cercare. Però il problema è che tanto lo specchio di questa cosa, ormai il riflesso che c'è di questa cosa, e sarà sempre quello finché ci saranno, e purtroppo non possiamo più togliere, finché ci saranno i commenti pubblici della gente, finché ci sarà questo tipo di feedback continuo di tutto il mondo che non ce n'era proprio bisogno, non ci sarà più questo, non ci sarà più questo tipo di curiosità, capisci? È sempre il discorso, o ti metti in gioco o fai il compitino, e se fai il compitino sarai sempre bravo, cioè io posso andare sempre a suonare rap alle serate, cioè quello lo so fare, l'ho fatto per anni. Ho deciso di smettere con le discoteche 1 anno e mezzo fa, perché basta, cioè perché al di là del diciamo del guadagno, tutto il contesto, l'ambiente, la musica che viene proposta non ha più niente a che fare con me. Però anche il fatto di continuare a suonare rap significa che se io vado a fare una serata e viene gente ad ascoltarmi, vuole sempre sentire quei pezzi, perché è d'obbligo che tu metti quelle determinate canzoni che tutti conoscono. Se metti delle altre canzoni per farle conoscere non c'è, diciamo, non crea abbastanza interesse, quindi lo spettacolo non è interessante quanto poteva essere, quindi alla fine rimane la tua solita formula. Ed è il motivo per cui l'unica chance che io personalmente ho è quella di rompere un po' le regole del mio gioco e di continuare a farlo, perché cioè, è la cosa che sto provando a fare adesso con questo nuovo progetto. Però in realtà questa cosa è vera, perché io sono convinto del fatto che per fare uno spettacolo dal vivo, che in generale non ci sia bisogno di tanto, ci sia bisogno delle idee. Cioè nel momento in cui hai delle idee vincenti, lo spettacolo è forte. Nel momento in cui hai l'entourage più forte del mondo, gli effetti speciali, però io sul palco non capisco cosa stai dicendo, sì, non ci sono intrattenimenti, non ci sono momenti di dialogo col pubblico, non c'è la roba non ti arriva, insomma, credo che sia veramente poi capacità dell'artista di decidere la chiave per far stare in piedi una cosa, che è la stessa cosa che probabilmente fa uno che fa stand up comedy o uno che comunque si espone a un pubblico in modo molto diretto. Io devo dire, mi ha stupito 2 concerti nello specifico che ho visto negli ultimi 2 anni. Uno è quello di Fabri Fibra all'Alcatraz di Milano, perché dopo anni che ormai, insomma, diciamo che per gli artisti è un po' normale far vedere che si sale di livello e che arriva la band, no? Ovviamente non nel mio caso, che è arrivata la band ma non siamo saliti di livello, però insomma a un certo punto, dopo che hai girato col DJ, fai il concerto, c'è cioè comunque il batterista, c'è la corista, cioè,
Fabri è uscito con Double S, col DJ e con dei visual. E io mi dicevo, prima che iniziasse il concerto, dicevo, boh, Fabri è bravo, però, cioè, nel senso, è sempre col DJ, sempre la roba col DJ, cos'altro può esserci in più? E invece c'era qualcosa in più, perché c'è una capacità comunicativa talmente forte a livello artistico, con delle idee ben calcolate, messe bene, e quella è tutta esperienza. Cioè, quella è tutta esperienza, rivisitando quello che hai già fatto, riesce a creare qualcosa di nuovo utilizzando la stessa formula. Questa, secondo me, è una cosa fondamentale. Abbiamo tanti artisti in Italia che salgono sul palco, dopo 20 anni non sanno ancora starci, o non hanno la professionalità e il rispetto giusto per il pubblico, diciamo, che ha pagato un biglietto. Vabbè, questo poi, la roba che dico sempre io è, poi dicono, siamo andati a vederli dal vivo, ma fanno schifo, sono scarsi. Vabbè, però voi ci siete andati e avete pagato 20 euro per andare a vederli, allora la colpa è vostra, no? Sono tutte collegate. Io mi interessi quanto. S-A-L-M-O, le bone. Sai che il fuoco nel bene e nel male, in fondo più per il secondo. Hardcore, finché non so combo di pop è morto. Nah, scherzo, che vi volevo contro. Molti di sti stronzi piace il bossi per il disco, manco l'ascolti. Sto nel mezzo del riciclo tra quello nuovo e... Allora, io ho messo questo pezzo che è 2012-13, boh. Vabbè, era un po' per parlare appunto di uno forte nel live, perché siamo uno forte nel live, ma poi anche per anticipare quello che in realtà hai detto, per parlare di quello che hai detto tu prima. Però il discorso, questo pezzo mi aiuta anche, visto la presenza di Salmo, anche l'aspetto della comunicazione, quindi parlare della musica con internet presente, con i social presenti, quindi sempre per il nostro percorso di rendere una passione una professione, oggi questo aspetto è fondamentale, magari anche un po' pesante da vivere, da affrontare, ma è fondamentale. Fa parte del lavoro, chiaramente. Cioè, credo che i veri grandi nuovi rivoluzionari abbiano trovato un modo di parlare loro alla gente che non sia stato dettato dalle regole del mercato o aiutato dall'influencer o dal tipo che gli cura il profilo e gli fa i post. Queste sono tutte delle cazzate, scusate, poi magari qualcuno c'ha il curatore personale del profilo, però a livello artistico queste cose chiaramente non funzionano, nel senso che dire, Salmo è stato molto bravo, perché in un periodo storico in cui diciamo era tutto ben incanalato con le major, sostanzialmente, no? Cioè il meccanismo era già impeccabile, è arrivato questo dalla Sardegna che ha usato un po' lo stesso metodo insomma, quello che facevano tutti, si fanno i video e ce li mettiamo su YouTube, ma l'ha fatto in un altro modo, l'ha fatto investendo innanzitutto sulla sua personalità e l'ha fatto investendo alla grande, nel senso che è arrivato uno che faceva musica molto forte, molto bravo, con un visual pazzesco. Cioè Salmo ha cambiato Salmo, Macete, insomma i ragazzi, il team di Macete ha cambiato il modo, ha alzato il livello in Italia per quanto riguarda l'apparire, nel senso che dopo che ci sono stati loro non era più possibile fare delle robe di livello. Cioè, se prima facevi un video con 100 euro, dopo che passava Macete non potevi spendere meno di 2000 euro, perché se no, cioè, doveva avere almeno quel minimo di qualità. E loro hanno portato questa cosa che, se andate a rivedervi anche i video precedenti a quel periodo, non era tanto ovvia neanche nelle major, no? Spesso magari c'era un artista forte col pezzo forte e il video faceva cagare. Cioè, quante volte abbiamo visto casi di questo tipo di video che li rivedi adesso e dici, cazzo ragazzi, cioè, e ci sono passati tutti, sono passati Dogo, c'è passato Marcio, ci sono in giro dei brutti video. Noi abbiamo fatto un sacco di brutti video, però noi almeno spendiamo 50 euro per farli, quindi vabbè. Ecco, devo dire, questo livello è stato alzato e è inutile provarci se poi non becchi il momento giusto per fare una roba, perché appunto, come dicevamo prima, il riciclo o il copia e incolla sì, ti dà magari una popolarità immediata sul fatto che a chi piace quella roba magari si ascolta anche il tuo pezzo, ma non ti darà mai né una personalità né
un posto di prioritario nella scena in generale. Qualsiasi cosa tu faccia, o sei uno originale, io lo dico sempre, il primo consiglio che do è cercare di essere originali, oppure non serve a niente. Sì, poi copi per un po' finché va bene, poi dopo ti salutano, arrivederci, quella rimane, tu vai a casa, questo è poco ma sicuro. No, qua torniamo indietro, ma il pezzo era per parlare del... Questo è fuori per il cage, parlare dei video marci. No, ma anche per parlare dell'aspetto imprenditoriale, questo è fuori per il cash, mi piaceva toccare questo punto, no? Chiaramente un pezzo sui soldi ironico, per chi non lo capisce. Però grande, super. È stato fatto in tempi non sospetti, comunque. Certo. Allora, no, era per sempre nel nostro percorso, come una passione diventa poi una professione. Oggi l'aspetto imprenditoriale, cioè per uno che ci vive di questo, a cosa deve stare attento, tu sei stato attento perché stampi i tuoi vinili, cioè hai una serie di attività, cioè ogni attività tua sarebbe un'impresa sostanzialmente. Non so. Sì, allora credo che adesso il vero rischio è di buttare dei soldi nelle cose che sono inutili sostanzialmente, nel senso che appunto siamo attorniati da questi personaggi che sono esperti di tutto, e arriva il videomaker, poi arriva quello che cura il profilo, quello che ti fa la pubblicità, quello che poi ti fa il manager, che però in realtà di più delle volte, non so, magari qualcuno di voi c'è anche passato, io vedo un sacco di soldi che se ne vanno e poi non vedo dei risultati, perché secondo me la cosa importante rimane sempre quella di cercare di investire su delle basi solide. È la prima cosa da fare. Cioè, nel momento in cui tu hai delle basi solide, dopo quello non te lo toglie più nessuno. Cioè, se tu vuoi fare musica, sai che vuoi fare musica, e 2 anni che vai in studio di registrazione tutte le settimane a pagare qualcuno che ti registra la roba, c'è un qualche problema, chiaramente. Nel senso che se ti interessa quella cosa, fai in modo di poterti registrare tu. Io lo dico un sacco di volte, l'ho detto, adesso appunto mi capita meno spesso, ma ai ragazzi che venivano in studio dico: ma quanti pezzi avete registrato? 10. Ma perché non vi comprate un microfono, vi dico io cosa dovete fare e vi registrate quel pezzi a casa, poi ve li mixo io. Ma no, non è contro il mio interesse, perché dopo tanto non saprai mai come farli suonare bene, allora lì vieni da me, però io continuo a guadagnarci perché continuo a fare il mio lavoro, tu ci guadagni perché fai più roba e hai possibilità di farla meglio, perché hai possibilità di scattare. Hai risparmiato qualche soldo. Questo è un esempio, no? Un esempio. Mi ricordo sempre questa intervista a Chic dei The Lox, che è un rapper di questo trio newyorkese molto in voga tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. Adesso sono ancora mega operativi, ma non se li caga più nessuno. Jadakiss era quello più famoso di tre. Sicuramente forse avrete sentito, almeno quelli che seguono il rap. E Chic era, diciamo, quello forse meno popolare dei tre, e una volta fece un'intervista dicendo, chiaramente questi hanno fatto un sacco di soldi, no? E dicevano: ah, ma tu come hai speso i soldi, cosa ti sei comprato? Lui diceva: mentre tutti gli altri si compravano i gioielli, le macchine, così, io ho messo tipo $100,000, mi sono fatto lo studio, adesso, cioè, mi faccio i miei dischi indipendenti e non ho più spese di studio. Cioè, chiaramente è un pensiero molto smart per la tipologia di personaggio, cioè, non sono in tanti che la pensano così. Però l'idea è un po' quella. Probabilmente in Italia si pensa a fare sempre la roba usa e getta, no? Quindi, dai, facciamo sta roba che dobbiamo guadagnare dei soldi. Cioè, non è ancora iniziato e pensi già a guadagnare dei soldi. In realtà, appunto, Non è questo il meccanismo rimane sempre quello classico, quello tradizionale, fatto di reinvestire pian piano quello che guadagni nella tua professione, nella tua attività, con le tue forze, non di regalarlo agli altri. Poi se hai la capacità di far lavorare la gente per te, è meglio, chiaramente, il discorso che faceva Fabio all'inizio. Se tu hai un team forte, di gente fidata, sai, cioè io per esempio ho un mio grafico di fiducia che so che posso sfruttare in tutte le situazioni, non vado da un'altra parte, so che con lui ho un rapporto privilegiato, so che spendo meno che andare da un'altra parte, però diciamo è un lavoro che io non so fare, quindi faccio fare a qualcun altro.
Però un video l'hai fatto da solo? No, no, i video. No, no, io sto parlando delle grafiche. Sì, sì. Poi no, per capire se c'era qualcosa che non sapevi. Devo farmi la grafica del mixtape, magari due robe le metto assieme con Photoshop, ma per esigenza. Però nel senso, se devi fare una roba fatta bene, chiaramente hai bisogno di, come le foto, no? Sono quelle robe che, cioè, video, fai il video all'amico, però non sarà mai poi un video che può avere, se non è il tuo lavoro, ecco. Ecco, credo che appunto la cosa che possiamo aggiungere, che è una cosa che dicevamo anche settimana scorsa in un'altra intervista assieme a Paola Zucker, che è una manager discografica, produttrice di, appunto, di Fabri, di Marra e di tanti altri artisti, era proprio questa, no? Il fatto che a distanza di anni non è cambiato niente da un punto di vista di quello che è il contesto in cui si fa la roba. Cioè, tutti in un contesto vogliono fare l'artista, vogliono fare la musica, però non c'è nessuno che è appassionato e che si vuole dedicare ad altri aspetti. Quindi alla fine forse siamo l'unico paese nel mondo dove, a parte pochissimi casi rari, dove per esempio possiamo citare Macete, forse uno dei casi più esaustivi di family and business tutto assieme, alla fine dobbiamo sempre ricorrere a delle strutture esterne. Non c'è nessuno che ha mai preso in mano, non abbiamo realmente dei manager che gestiscono dei gruppi pop che arrivano dall'hip hop. Non c'è nessuno che dice: ok, voi fate il rap che io penso a vendere la vostra musica, voi fate questo, io vi faccio le grafiche. Manca questo tipo di approccio, ed è sempre mancato. Noi abbiamo sempre avuto questo problema. Sid, che abbiamo qui alla mia sinistra, lo sa bene, perché lui ha fondato assieme a Paola la fanzina L, che è stato la mamma di tutte le stampe italiane sull'hip hop. E c'era quel problema lì anche ai tempi, cioè il fatto che, appunto, fortunatamente c'era gente come Sid che arrivava dal writing, che ha deciso di dedicarsi, e lo sta facendo anche adesso con, rimettendosi in gioco, no? Cioè lui fa comunque il grafico, però continua a rimettersi in gioco nello stesso contesto con modalità diverse, perché la passione lo porta a fare, cioè non riesce a stare fermo, cioè ha bisogno comunque di fare delle robe diverse. Non fa più a L, ovviamente, perché non avrebbe senso fare a L, però il concetto rimane lo stesso, appunto, che mancano queste figure di riferimento. È il motivo per cui nell'industria ci sono pochissimi giornalisti che possiamo definire tali, veramente pochi, forse ce ne sono 3 o 4 in Italia che arrivano da un ambiente musicale, sanno di cosa stanno parlando, pochissimi esperti. Quanti fotografi hip hop ci sono in America che hanno fatto la storia dell'immaginario hip hop? In Italia quanti ne abbiamo? Ci sono? Non so, forse c'è 2 o 3, però alla fine i video, le foto, alla fine c'è sempre comunque il fotografo che ha fatto anche le foto per quello lì che è forte, allora facciamogli fare a lui le foto. Ma questo poi magari non sa niente, poi magari arriva e ti dice: ah, perché non facciamo una bella foto con la catena d'oro? Cioè, perché chiaramente non sai, non conosci, non arrivi da quel contesto, no? E quindi, ecco, insomma, c'è un po' questo problema, secondo me, in Italia, ed è una cosa che io dico sempre a tutti: spingo sempre a costruire delle proprie realtà anche fuori dalla musica. Cioè a circondarsi di persone che sappiano coprire bene tutti i ruoli. Sì, che il tuo team di lavoro fa anche altro. Assolutamente. Quello è fondamentale. Hai fatto l'esempio di Macete, probabilmente è quello che più è arrivato come crew che faceva a 360. Ok, adesso andiamo verso la fine, perché il tempo passa. Mettiamo, ovviamente, arriviamo a 2019. Ok, questo è Nordo Floreto. Questo è il pezzo che mi piace di più, perché ma perché c'è questo talk box, giusto? Che mi esalta, ma anche solo ripartire da un'idea, no? Quindi l'idea del quartiere Nolo, avere un posto di riferimento da cui ripartire, da cui riprendere, inventarsi qualcosa di nuovo. Per quello si ricollega un po' al periodo di Mixman, come idea di dire: ricreo una cosa da zero, no? Sì, sì, c'è questa esigenza di, insomma, di continuare a fare musica, ma non ho più interesse a farlo con i codici
del rap in generale, perché non ho proprio più bisogno di sentire tutte queste parole, cioè ho avuto, e io dico sempre, detto da me, so che fa strano perché sono sempre stato quello, appunto, il talebano dell'hip hop, no? Quello pugno chiuso, hip hop forever, però in realtà non l'avrei detto neanch'io che sarei arrivato a un punto di disgusto tale, non di disgusto, di allontanamento tale, cioè se io mi guardo non mi rendo neanche conto anch'io, ma attenzione, non è un distaccamento tipo quello che ho fatto non mi fa schifo o cambio strada, perché anzi è l'opposto, cambio strada e finisco in un fosso, nel senso che continuare a fare hip hop ti dà, cioè a me chiaramente darebbe una continuità e una sicurezza economica che al momento non ho. Però è un po' come uno che cambia lavoro, no? Che cambia ufficio e lo chiamano per fare un lavoro più interessante, però lo pagano meno, bisogna investire, non si sa se la ditta, cioè magari lì prima eri a tempo indeterminato, adesso ti assumono così qualche mese, non sai come va a finire, però tu ci credi e vai. E credo che sia un po' la stessa cosa che sto facendo io. Mi sto rimettendo in gioco, partendo appunto da una realtà concreta che è quella di Milano, della mia zona, e cercando di dare un taglio musicale, finalmente rimettendo in gioco a livello musicale tutti quelli che sono stati i miei interessi prima dell'hip hop. Cioè io ho accantonato tutta la musica che mi piaceva a livello pubblico, l'ho sempre ovviamente ascoltata nel privato. Comunque insomma, sostanzialmente ho deciso di rimettere in gioco, di riportare dentro alla mia carriera quelli che erano i suoni che mi hanno ispirato. Proprio l'altro giorno ascoltavo Fabio, all'inizio mi ha fatto sentire un pezzo del mio primo album che è Contro gli Stimatori. C'è una traccia che io ho fatto con Esa che si chiama Rappresento per il fine settimana, che ha un campionamento di un pezzo Boogie dell'85 credo, di Sheryl Lynn, adesso non mi ricordo il titolo, e mi ricordo che ai tempi campionare una roba così era un po' fuori dagli schemi, era un po' festaiolo, una roba, però era una roba che io mi ascoltavo sempre, quindi l'ho campionato e ci ho fatto questo pezzo, si chiama Rappresento per il fine settimana. È venuto in mente perché appunto ascoltando Chic FM o Radio Milano International è partito questo pezzo, ho detto, il campione di Rappresento per il fine settimana. Quindi in realtà tutto questo materiale che io sto riproponendo, che sto non c'è niente di nuovo. Io prima di Sid lo sa bene perché è uno dei pochi che li ha ascoltati, i primi, soprattutto il secondo demo che io ho fatto praticamente non aveva campioni, era tutto suonato, perché io ascoltavo un sacco di roba West Coast in quel periodo, ascoltavo, era uscito Snoop, ascoltavo tutta la roba di NWA, Dr. Dre, e quindi tutto il secondo demo era suonato, praticamente non aveva campioni, aveva dei break di batterie e sopra ci avevo suonato io delle robe. Quindi sono un po' tornato alle origini, in realtà non mi sono allontanato dal rap, e non significa che non lo so, che il rap non faccia più parte della mia vita. Venerdì sera suono dopo il concerto di Talib Kweli a Milano e metterò rap tendenzialmente. Il mio distaccamento è sostanzialmente una presa di coscienza di quelle che sono state le origini della musica che ho sempre fatto, e le sto rivisitando pian piano. Le sto provando un po' tutte, poi a un certo punto troverò una formula che funziona bene, e se funziona dopo insomma ci lavoro. Sto cercando di capire, perché l'Italia è un paese diverso. Questo disco che ho fatto sentire Fabio è paradossalmente andato meglio all'estero che non in Italia, perché è una sonorità che in Italia non arriva tanto, ma già lo sapevo chiaramente. Beh, la cosa interessante di questo nuovo progetto, che si ricollega poi all'inizio, è appunto il discorso che hai collegato il progetto al quartiere dove diciamo lavori, no? E quella cosa interessante, perché poi ritorna al fatto di la musica che fai non è scollegata da dove sei, ecco, sarebbe l'errore più grande anche. Ma infatti non è una musica particolarmente né impegnata né tantomeno di protesta, o è una musica che nasce in un periodo della mia vita in cui ormai non ho più degli stress, diciamo, lavorativi, non ho più degli struggle quotidiani da dover comunicare con i testi, e faccio musica perché mi piace, e quindi tendenzialmente non c'è contenuto, perché non vuole esserci contenuto, e perché comunque io il quartiere lo vivo così. Quando sono in zona a Milano, i giorni della settimana che sono lì a lavorare, lavoro in studio, sono contento del mio lavoro, sono contento, sì, di quello che faccio. Nolo è un quartiere. È il quartiere, è North of Loreto, è il quartiere a nord di Piazza Loreto a Milano,
E appunto è una situazione che sta creando un sacco di nuovi stimoli e io rivedo un po' una nascita di qualcosa di interessante, di nuovo. Vi dico che la mia prossima impresa che sto curando, che a fine novembre diciamo dovremmo partire con la prima serata, è una serata che riprende le origini del cabaret milanese degli anni 70, dove io curerò la parte audio video e di contenuti di questa serata. Quindi cioè, non c'entra proprio niente con la musica, però è un'ennesima riproposizione di una cosa che mi ha sempre interessato e che non sono mai riuscito a rendere pubblica perché è troppo assorbito dalla religione hip hop.